siamo sempre più al Natale. Oggi abbiamo anche una luna molto bella, luminosa, che aiuta dal segno zodiacale del Leone. Chi trovo un po' pensieroso oggi, ve lo dico subito, il segno zodiacale del Cancro. Sarà che voi del Cancro quest'anno ne avete passate di tutti i colori e soprattutto siete arrivati stanchi alla metà di dicembre? Fatto sta che più che pensare a veglioni, a situazioni chiassose, vorreste semplicemente stare tranquilli. Un po' dobbiamo esserlo per questioni naturalmente contingenti, ma è proprio il Cancro adesso ha voglia di intimità, magari anche di riscoprire un rapporto perduto. Ricordiamo che questa Venere è opposta da diverso tempo, ecco perché a livello di relazioni, a livello di emozioni c'è qualcosa da chiarire. Due stelle per il segno del Toro. Questa luna contraria non è difficile da gestire, però chiedo ad Anna, a tutti Toro, avete fatto i regali di Natale, avete messo tutto a posto? Perché poi se correte sbagliate. Però vi do anche una buona notizia, perché proprio il 24 e il 25 dicembre avremo una luna molto bella. E allora, se avete voglia di togliervi qualche soddisfazione, magari di sfidare anche i parenti sotto l'albero, qualche gioco, tombola, mercante in fiera, eccetera, fatelo, perché secondo me, naturalmente con buon senso, senza giocare troppi soldi, potrete vincere, o magari basterà solo la soddisfazione. Oggi però calma e sangue freddo. Tre stelle per il segno dello Scorpione. Avere una luna contraria, un po' come per il segno del Toro, può rappresentare il fatto di dover correre per fare tutte le cose all'ultimo minuto, o magari, attenzione, se questo è un Natale in cui manca qualcuno o qualcosa rispetto all'anno scorso. Siamo tutti in attesa di buone notizie, siamo tutti in attesa di qualcosa di sereno, di bello e anche di pace, no? Perché siamo un po' stanchi di litigi, di vedere sempre persone che sono uno contro l'altra. Ecco, siccome ci avviciniamo a Natale, lo so, magari è una formalità, però cerchiamo di essere più sereni, e lo dico soprattutto ai nati Scorpione, che non dimenticano. Tre stelle per il segno della Bilancia. Voi chiudete l'anno in sordina. Il fatto che io non veda in questo momento grandi sbocchi non significa che non ce ne saranno, però credo che molti Bilancia siano d'accordo con me. Sembra un po' difficile mettersi d'accordo in famiglia, sul lavoro, e anche per quanto riguarda l'amore a volte non c'è quella complicità che il Bilancia vorrebbero. I Bilancia hanno bisogno di sentire l'appoggio di una persona, non perché siano insicuri, ma semplicemente perché hanno proprio questo senso della completezza di un rapporto e si sentono meglio quando possono condividere le cose. Io credo sia un atto di grande generosità, soprattutto quello che voi vivete, e anche in amore. Tre stelle per l'Ariete. Ecco, ci sono alcuni segni zodiacali, che in astrologia si chiamano cardinali, tra l'altro, che in questo momento sono un po' sballottati, un po' stanchi, un po' nervosi, o magari semplicemente come l'Ariete alla ricerca del tempo perduto, come direbbe Proust. Ma quello che voi cercate è qualcosa di molto meno filosofico e di molto più pratico, cioè una soddisfazione di lavoro, magari una conferma in amore, persino se amate tanto una persona, siete stati lontani fisicamente o psicologicamente e bisogna recuperare. Un pochino meno rispetto a ieri il segno dei Pesci, tre stelle, però l'andamento è quello giusto, perché comunque adesso abbiamo Giove. Io spero veramente che voi abbiate delle buone carte da giocare, perché l'astrologia funziona un pochino così. Se c'è un progetto e io ci tengo a questo progetto, so fare una certa cosa, ottengo migliori risultati se mi muovo nel momento giusto. Quindi l'astrologia è un po' il calcolo dei tempi giusti per muoversi, più del quello che sarà domani. Allora, arrivano i tempi giusti per ripartire, se c'è una promozione che non vi hanno dato, se state aspettando un qualcosa, perché il 2022 vi troverà protagonisti. Poi starà a voi decidere dove andare, cosa fare. Chiaro che questo è un grande cielo per gli innamorati che vogliono sposarsi, convivere, fare un figlio, ma è anche un grande cielo per i separati che possono ripartire. Oggi però siete un po' sottotono a livello fisico. Quattro stelle per il segno della Vergine. Non vi curate dei seccatori. Tra l'altro voi siete sempre molto tranquilli esteriormente, ma lo so che dentro di voi, governati da Mercurio, spesso vivete delle tensioni. C'è qualcuno che vi provoca, andate oltre. Però vi avevo spiegato, e ve lo dirò nelle previsioni generali, il 31 qui, ai fatti vostri, che gennaio e febbraio saranno mesi in cui potreste rimettere in discussione un contratto o un accordo. Ve lo dissi già a ottobre, a novembre, quindi già si sente, non dico un'aria strana, ma è come se certe cose non voleste più farle. Comunque una cosa è certa, sarete voi a decidere e voi a fare l'ultima scelta, quindi nessuno potrà imporvi nulla. Questo è un grande cielo per l'amore, e vi dico che per i più meritevoli e propositivi
a Natale scoccheranno baci. 4 stelle per il segno dell'acquario. Questo cielo è importante, ma bisogna superare qualche piccola situazione dal punto di vista fisico che ha depresso, messo un po' in un angolo l'acquario, no? Ve l'avevo detto anche la scorsa settimana. Grande recupero, emozioni in corso con una fine dell'anno che promette molto bene. 4 stelle per il segno dei gemelli. Avere questa luna favorevole significa recupero nelle emozioni, recupero nei contatti e recupero anche a livello sentimentale. C'è da dire che questo sarà un cielo molto importante proprio per i nuovi accordi. 4 stelle per il leone. Ieri eravate un po' giù, oggi con la luna nel segno siete ancora più focosi, luminosi, quindi questo è un cielo che vi dà una garanzia di riuscita anche per quanto riguarda il futuro. 5 stelle per il Capricorno. Quale migliore occasione per farvi valere questa? Io dico ancora, ripeto, che dal 2020, anno pesante per tutti, il Capricorno invece al contrario è andato su, ha iniziato una grande crescita e spero che in questi giorni ne abbiate la riprova. Dal punto di vista sentimentale non vi limitate. Chiudo in bellezza con il Sagittario, ricordando che il Sagittario avrà proprio a Capodanno una luna molto attiva. Ecco perché stanno ripartendo progetti e presto avrete ancora di più. Vi abbraccio, a domani.